Il ricordo che è rimasto impresso era un vento impetuoso. Amore di una paura capigliaia. Quando uscì fuori era l'inferno, non si capiva niente. Terribile, bruttissimo. A un tratto si spense la luce, un forte boato. Ho visto tutto oscuro, in un momento all'altro. Ho capito che era il terremoto. Mi ricordo e non me ne scorderò mai questo giorno e questa serata. Ma questa è un'esperienza proprio brutta. Ed era una domenica, mi ricordo, bruttissimo. I ricordi sono tanti, perché a me il tempo si è fermato là. I disagi ci sono stati, insomma, a Cava. Ancora oggi vedo che qua a Cava, vedo che ci sono ancora gente che sta nei container. Chissà quando ne ha visti, quando ne ha fatta di scossa, poi più di 100 scossa. Ci stanno silenzi come se fosse una data. Un'altra cava, diciamo così. In un clima di alta tensione internazionale può capitare che anche una borsa abbandonata all'esterno di una stazione ferroviaria di provincia faccia scattare la psicosi dell'allarme bomba. Ed è proprio questo ciò che è accaduto ieri sera a Nocera Inferiore, quando intorno alle 21 qualcuno ha notato un oggetto sospetto appoggiato su un finestrone alla sinistra dell'ingresso principale dello scalo ferroviario. Sul posto sono giunte rapidamente le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che hanno transennato l'area, diretto il traffico, chiuso l'accesso al pubblico alla piazza e avvisato gli artificieri. Giunti sul posto, questi ultimi hanno iniziato le operazioni per far brillare il piccolo contenitore, mentre una folla di curiosi si è radunata a distanza di sicurezza, controllata a vista da polizia e carabinieri. Alla fine, con una piccola carica, gli artificieri hanno fatto brillare la borsa, che non conteneva, come era probabile, nulla di esplosivo e pericoloso. Un piccolo botto che ha fatto spaventare solo i poveri uccellini che risiedevano stabilmente negli alberi della piazza. Falso allarme, dunque, ed è stato così che anche Nocera Inferiore ha vissuto un'ora di tensione. La Valle del Sarno è un bacino che comprende circa 18 comuni più aree limitrofe e che da anni, parliamo ormai da più di 40 anni, è diciamo soggetto di inquinamenti di tipo industriale in particolar modo. Pasquale Militi è uno degli attivisti del Comitato Gente del Sarno e sarà presente a Solofra il prossimo 29 novembre al pari di sindaci e cittadini della Valle del Sarno e di tanti territori racchiusi tra le province di Salerno, Avellino e Napoli. Il problema comune ad oltre mezzo milione di persone si chiama cromo, tetracloroetilene e tanti altri elementi tossici che arrivano anche dalla Solofrana, poi a Nocera Inferiore entrano in contatto con la Cavaiola, poi a San Marzano sul Sarno sfociano nel tristemente famoso Sarno, che ha l'appellativo di fiume più inquinato d'Europa. Per dire basta tutto questo e per inquadrare le responsabilità che arrivano certamente dal Sarno, che lungo il suo percorso riceve di tutto, ma la stregua della Cavaiola e della Solofrana. Cosa chiedono i cittadini? Tra le varie, certamente una corretta depurazione, che non si capisce perché, è attualmente inesistente o assolutamente non alla portata di quanto sarebbe necessario. Inquinamento che non è solo di tipo industriale, ma è anche dovuto alla mancanza ancora oggi di gran parte delle reti fognarie, dei collettori e dei depuratori, o meglio, in alcune zone ormai sono stati completati i depuratori, mancano i collettori. In merito a Solofra, praticamente, ci troviamo di fronte a un depuratore di tipo industriale ed è l'unica città che interessa il bacino del Sarno che ha già una rete, diciamo, fognaria differenziata su tre vie. Abbiamo una rete fognaria per le acque piovane, una rete per le acque reflue civili e un'altra rete che è quella per le acque industriali. La cosa che manca praticamente da quando c'è stato l'intervento di Iucci è appunto il monitoraggio di quanta acqua entra nelle industrie di quanta ne esce, con un quadro di controllo centralizzato così come è presente nelle altre aree dove ci sono concerie e che abbiamo
abbiamo come esempio anche in Italia, che è quella di Prato, perché è dotata di questo avanzato sistema di monitoraggio che era previsto dal generale Iucci, ma che a tutt'oggi non è stato mai completato. Il comune di Pagani, se vuole, può uscire dal consorzio, ma prima deve pagare i debiti. Parlò così Fabio Siani, commissario liquidatore del consorzio Bacino Salerno 1, all'indomani di una seduta di consiglio comunale a Pagani che pianificò l'uscita dal consorzio entro la fine dell'anno. Se ci sono le condizioni di legge, noi tranquillamente trasferiremo le funzioni alla società che il comune di Pagani ci indicherà. Prima però il comune di Pagani dovrà aggiustare la propria situazione debitoria nei confronti del consorzio, pagando la cifra richiesta da Siani. Il problema è proprio sulla cifra vantata dal consorzio, intorno ai 17 milioni di euro, e quella che Palazzo San Carlo ritiene di dover pagare. Il sindaco Salvatore Bottone è disposto a chiarire la situazione con Siani, ma sottolinea che prima farà accertamenti per verificare a quanto ammontano i debiti. Mi deve dire ancora di quale debitorio parliamo, quali sono i dati che hanno loro, li confrontiamo con i nostri. Loro scrivono, però il servizio è quello che è, ma non solo adesso, ma nel corso degli anni, da quando loro chiedono di avere questi soldi. Poi da questo punto di vista ci siederemo a un tavolo e andremo a verificare quelle che sono le loro spettanze con quelle che sono i consuntivi che abbiamo fatto noi. Il fantasma della seta, la società che fino al 2012 si è occupata della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, continua ad aggirarsi nelle stanze della politica ma anche all'interno delle aule del tribunale. Infatti è scontro aperto tra il comune di Cava dei Tirreni e quello di Nocera Inferiore. Nel mirino dell'ente metelliano è finita la transazione, chiusa a fine luglio dal comune capofila dell'agro, con la curatela fallimentare della seta. Nello specifico, il comune di Cava si al primo istante ha contestato l'atto, dal momento che lo stesso prevede una drastica riduzione del 44,52% del debito che Nocera Inferiore aveva nei confronti dell'ex società mista. Tradotto in soldoni, il credito di seta verso il comune di Nocera Inferiore, pari a 13 milioni di euro, di cui 6 già accertati con decreti ingiuntivi, verrebbe estinto con il pagamento di 5 milioni e mezzo di euro. Una decisione che, secondo i legali del comune metelliano, sarebbe priva di qualsiasi giustificazione e che determinerebbe un danno per le casse del comune di Cava. Per questo motivo l'amministrazione comunale metelliana ha chiesto la revoca e l'annullamento della transazione, poiché penalizzerebbe i creditori e lo stesso comune di Cava dei Tirreni, a vantaggio di quello nocerino. Mercoledì scorso un nuovo round in tribunale, al termine del quale il giudice ha chiesto alle parti, entro 7 giorni, ulteriori note. Dal canto suo, il comune di Nocera Inferiore sostiene invece che ad essere privilegiata sia stata la città di Cava, poiché la seta avrebbe offerto a Nocera un servizio molto carente. In gioco ci sono circa 7 milioni di euro, di qui le accuse forti da una parte e dall'altra. Inoltre, per il primo cittadino di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, i conti non tornano. A suo avviso, infatti, la debitoria del comune nocerino ammonterebbe a 9 milioni di euro e non a 12, poiché non si sarebbe tenuto conto delle penali per il disservizio che la seta avrebbe provocato negli anni scorsi sul territorio comunale di Nocera Inferiore. Il comune di Cava, però, da parte sua intende andare avanti per vie legali. Rifiuti da favola. Oggi qui al comune di Cava dei Tirreni un'importante iniziativa rivolta al riciclo. Vediamo infatti come il comune sia stato allestito con tutto materiale da riciclo in occasione della cerimonia di premiazione di Rifiuti da favola. Andiamo a vedere. Manufatti, favola ed audiovisivi, queste le 3 categorie del concorso Rifiuti da favola. Ad aggiudicarsi il podio per la categoria manufatti, il primo circolo Don Bosco, per la categoria favole la seconda C dell'Istituto Giovanni XXIII e per la categoria audiovisivi la quarta A dell'Istituto della Corte Vanvitelli.
Abbiamo partecipato a questo concorso con tutte le scuole del territorio, dove praticamente queste, i bambini, i docenti hanno elaborato dei progetti sia audiovisivi ma anche manuali, dei manufatti, per mettere in evidenza le possibilità quindi che hanno i rifiuti per ad essere riciclati. Un premio non solo morale ma anche economico. Sì, i primi hanno ricevuto un premio, un assegno di 200 euro da destinare ad attività diciamo educativa all'interno della scuola. La dirigente scolastica ci mostra quello che è il premio che ha vinto come primo classificato nel manufatto. Quanto è soddisfatta di questo premio? Moltissimo, anche perché i miei alunni hanno partecipato all'inizio di settembre, quando io avevo appena preso servizio presso questa nuova scuola, e quindi questa è una grossa soddisfazione perché è l'inizio di una collaborazione. Io come dirigente sono soltanto un animatore del gruppo. I nostri bimbi sono fortunati perché a Cava abbiamo una certa cultura del riciclo, ma è chiaro che nella scuola c'è un continuo ricambio di bambini e quindi continuamente la scuola deve aggiornarsi e deve seguire tutti le necessità del mondo in cui noi viviamo. Abbiamo lavorato dal mese di settembre, cioè quando appena abbiamo cominciato, per 3 settimane nel trovare tutti gli spunti possibili, nel poter mettere in mostra le nostre conoscenze, quello che noi avevamo appreso, che i ragazzi avevano appreso tramite le lezioni dei rappresentanti del comune che erano venuti a parlare con noi. Che cosa sono nati? Sono nati moltissimi manufatti e infatti abbiamo avuto molte menzioni in merito. È nata da noi una favola che poi con nostro grande piacere ha vinto il primo premio. Cosa hai imparato da questa iniziativa? Che la raccolta differenziata è molto importante, quindi bisogna saperla fare, soprattutto farla sempre e non e mandare a tutti quanti questo messaggio. Vi siete divertiti? Sì, sì, la cosa più importante è che comunque abbiamo imparato a considerare i rifiuti una risorsa, perché in realtà sono una risorsa. Noi con i rifiuti risparmiamo materie prime e risparmiamo non solo economicamente, ma facciamo del bene per l'ambiente. Abbiamo fatto questo tema ispirandoci ai collaboratori che sono venuti da noi in classe e ci hanno spiegato di questo posto, Isola Ecologica, in cui c'è il corretto smaltimento dei rifiuti. Abbiamo messo insieme questi personaggi e li abbiamo fatti viaggiare verso l'Isola Ecologica, dove hanno scoperto il senso della raccolta differenziata. E vorrei concludere dicendo che non sarei però riuscito a fare granché senza i miei collaboratori. Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha sottoscritto questa mattina il protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni di contrasto alla violenza di genere tra Ordine degli Psicologi, ANCI Campania, Ufficio Scolastico Regionale e Regione Campania. Il protocollo proposto dall'assessore Chiara Marciani ha lo scopo di rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, sviluppando iniziative a tutela e a sostegno alle donne vittime di violenza. È un piccolo gesto, ma che vuole avviare un lavoro invece importante, essenziale, di trasmissione di valori e di tutela in modo particolare della dignità e della serenità di vita delle donne. La violenza sulle donne, potrei aggiungere quella sui minori, sono le spie di una società malata o di una diradazione dei valori umani fondamentali. E quindi riprendere questo tema è davvero essenziale per la tenuta più generale di legami di convivenza nella nostra società. È stata poi la volta dell'assessore Chiara Marciani, che ha sottolineato la portata del protocollo d'intesa regionale. Ci sembrava un gesto importante oggi, appunto la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, per mettere insieme già da domani interventi operativi mirati a prevenire la violenza sulle donne. Oltre a questi interventi, già dalla settimana prossima incontreremo tutti gli ambiti territoriali per rafforzare le strutture che sono di supporto alle vittime di violenza, ma riteniamo che sia comunque opportuno rafforzare sempre di più la prevenzione in questo campo. Abbiamo interventi operativi, appunto, di formazione nelle scuole. È importante che gli operatori e il personale scolastico sia di supporto, intervenga anche a riconoscere quelle che sono vittime di violenza celate, direi, e poi con i comuni
comuni dobbiamo intervenire in maniera più incisiva con appunto non solo formazione degli operatori ma anche nella realizzazione di strutture di accoglienza per le vittime di violenza. Per quanto riguarda invece gli psicologi stiamo intervenendo anche rispetto al settore sanitario. Esistono già in campagna delle eccellenze questi punti rosa all'interno dei pronto soccorso che provvedono a effettuare oltre a un'analisi medica delle vittime anche un percorso di refertazione psicologica e vorremmo che questo elemento appunto del percorso rosa fosse diffuso in quanto più possibile aziende ospedaliere e comunque presidi su tutto il territorio della regione. Nell'ambito dell'operazione denominata Ipervigile, la Guardia di Finanza di Salerno, su delega della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare e sequestri per oltre 12 milioni di euro. Tra le accuse contestate, associazioni a delinquere, reati fallimentari, appropriazione indebita e violenze ai dipendenti. Le attività di indagine sono state avviate dalla segnalazione effettuata dalla Banca d'Italia nell'ottobre del 2013 per l'ammanco di oltre 9,8 milioni di euro nel caveau della società Ipervigile SRL. Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore sono state affidate al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Salerno, che ha ricostruito le dinamiche di oltre 20 società, tutte amministrate formalmente da prestanome e riconducibili ad una famiglia di Nocera Inferiore, operante da anni nel settore della vigilanza privata. Nell'ambito delle attività coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica Roberto Lenza è stato accertato che le società venivano fatte fallire distruggendo od occultando le scritture contabili o venivano messe in liquidazione in modo da rendere impossibile per l'Agenzia delle Entrate riscuotere i crediti. Operazione ostacolata anche dal fatto che i soggetti formalmente rappresentanti legali, teste di legno, non risultavano avere disponibilità finanziarie per far fronte al debito contratto dalla società, solo formalmente amministrata. Le cariche societarie venivano intestate infatti a dipendenti o consulenti delle società del gruppo, i quali nella maggioranza dei casi erano intimiditi e costretti ad accettare quanto proposto per conservare il posto di lavoro. Gli accertamenti hanno permesso di rilevare 11 casi sospetti di fallimento di società del gruppo. Sono stati accertati inoltre episodi in cui nel caveau della società Ipervigile venivano sostituite banconote genuine con altre false. Per le banconote false veniva quindi chiesto il rimborso alla Banca d'Italia, mentre quelle autentiche venivano sottratte per un ammanco di oltre 9 milioni di euro. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La piazza principale di Cava dei Tirreni è diventata il palcoscenico per ricordare le donne vittime di violenza. A parte ricordare le vittime, è importante dare anche una spinta, quindi un aiuto a denunciare, quindi a quelle donne che vivono la quotidianità, quindi un problema quotidiano. Questa è una serata particolare, il Comune ha voluto che Frida collaborasse alla realizzazione di questa serata. Io chiedo a questa amministrazione che il tutto non si fermi al 25 novembre, ma ci sia un impegno continuo 365 giorni all'anno. Perché le donne hanno bisogno di supporto tutti i giorni. È un tema di grandissima rilevanza e ahimè sempre di grande attualità, perché non c'è giornata che non abbiamo notizia di ulteriori episodi di violenza nei confronti delle donne e quindi questo momento di sensibilizzazione della nostra comunità è un ulteriore elemento di consapevolezza e di sensibilità verso questo tema. Le candele che abbiamo sistemato sul pavimento della piazza e che tutta questa gente che stasera è venuta con noi a celebrare questa giornata raccoglierà, si comporrà un corteo che poi raggiungerà il comune. Ci saranno delle attrici del Teatro Luca Barba che insomma interpreteranno storie vere. Racconteremo di queste tre storie di donne vittime di violenza e storie molto forti. Non si devono fare queste cose, non si mettono le mani addosso alle donne, io la penso così.
Ho portato pure loro per far vedere insomma che cos'è realmente la violenza, anche guardando tutte queste fotografie fanno pure un po' un effetto. È veramente un onore partecipare a questo e immedesimarmi in queste persone, cercare nella foto la loro storia. È triste, è una sensazione molto forte. Ancora l'ospedale, ancora Cava dei Tirreni, ma stavolta l'attenzione non è puntata come in passato sui fantasmi di cardiologia, bensì sul reparto di ginecologia che rischia di chiudere. Un ospedale come quello di Cava dei Tirreni, che i nostri concittadini sanno è già da anni in carenza di organico, carenza di personale, oggi ovviamente alla luce di questa normativa europea il quadro si rende ancora più complesso, si rende ancora più difficile da gestire. La nostra ginecologia è una ginecologia che ormai ha un primario e due medici, che va, considerando che è solo un primario e due medici, 380 parti all'anno, ne dovrebbe fare, secondo la normativa nazionale, almeno 1000 per essere giustificata. Dei 650 bambini circa che nascono nella nostra città, già una buona parte va fuori Cava. Stiamo lavorando, ma per salvare il salvabile, in un rapporto che oggi abbiamo questa possibilità di salvare qualcosa qui a Cava dei Tirreni, perché ovviamente c'è un'interlocuzione con la Regione Campania e con il Presidente De Luca, che ieri attraverso appunto Enrico Coscioni mi ha confermato grande attenzione sull'ospedale di Cava. Noi abbiamo detto che ci batteremo per avere a Cava dei Tirreni un pronto soccorso forte, importante, in grado di garantire la risposta al cittadino che si trova in emergenza all'ospedale e quindi ha bisogno di essere assistito subito, e poi eventualmente nell'ambito della università della quale noi facciamo parte, noi siamo uno stabilimento del Ruggi, dell'Università di Salerno, come dicono i tecnici, vediamo qualche specializzazione, qualche eccellenza. I problemi dell'ospedale di Cava non nascono oggi. Noi oggi ci troviamo, diciamo così, la grande responsabilità di cercare appunto di salvare una risposta al bisogno di salute che esprime la nostra comunità. Sono i profughi del terremoto, come Antonella, più giovane, solo 46 anni. Una vita trascorsa in queste scatole con l'incubo dell'Eternit che copre i prefabbricati. Ora la paura è più forte, perché nel campo ci sono container distrutti e abbandonati da 2 anni. Non c'è la fine, sono solo i politici che si fanno scaricabarile. La colpa è mia, la colpa è tua. Intanto noi restiamo qua. Tutto ciò che è stato riportato nel servizio della TV nazionale La 7 è parzialmente vero, perché a detta del consigliere di opposizione Pasquale Senatore, questa signora, pur vivendo in una condizione di disagio, non sarebbe una terremotata. Diciamo che questa è una situazione scandalosa, cioè la trasmissione La 7 denominata Tagadà ha fatto vedere le immagini del terremoto dell'Irpinia e che riguardava anche la città di Cava dei Tirreni. Ovviamente dalle immagini sembra che si lasciasse intendere dagli intervistati che ci fossero persone che diciamo risiedono nei prefabbricati dal 1980. Abbiamo visto il filmato in consiglio comunale ed è venuto fuori poi a seguito di un accesso agli atti, ovviamente c'è anche la procura della Repubblica che sta indagando su queste cose, un fatto gravissimo che una persona in particolare che ha fatto presagire che lei residesse là da tanti anni e che la situazione è drammatica dal 1980, risiede là solo dal 15 luglio del 2003, e questo è un fatto gravissimo, seppur la legge ha consentito con un bando del 2006 anche a coloro che avessero occupato abusivamente il prefabbricato di poter partecipare all'assegnazione degli alloggi. Là nasce il problema dell'assegnazione degli alloggi, perché per poter liberare i diversi campi Maddalena, Pregiato e altri Sant'Arcangelo si è dovuto fare una serie di situazioni che sono passate sia in giunta sia in consiglio comunale per cercare di risolvere la problematica, altrimenti avremmo lasciato 2 o 3 famiglie per campo spostate nei nuovi alloggi e il campo rimaneva, il prefabbricato rimaneva lì e sarebbe stato, come dire, il rifugio peccatormo di qualche altra famiglia con tutte le particolari problematiche che potesse avere. Però nell'immagine è stata chiara che questa persona è lì dal 15 luglio del 2003, a seguito di accesso agli atti fatti dal sottoscritto è venuto fuori questo ciò. Ovviamente, qualora io ritenessi opportuno che ci fossero delle fattispecie penalmente rilevanti, farò il mio esposto alla Procura della Repubblica. Si
Si portano via gli ultimi oggetti, si dà una sistemata ai registri ed intanto, almeno per adesso, il futuro del club universitario cavese resta un punto interrogativo. Si è parlato del passaggio al Forum dei Giovani, in consiglio si vociferava una sorta di partizione tra le varie associazioni, fatto sta che la presidente Anna Maria Garofalo non può certamente dirsi contenta per come si sono evoluti gli eventi. Mancano 2 giorni alla fine del club universitario cavese dopo 68 anni di storia. Quali sono le sue emozioni in questo momento? Ah, c'è una rabbia che non avete proprio idea. Dopo 5 anni di lavoro qua dentro, di lavoro veramente fatto con tutta la volontà di dare qualcosa alla città, sono piena di rabbia perché ritengo che le cose sono state gestite molto male dall'amministrazione comunale. No, non me l'aspettavo, soprattutto perché sono 6 mesi che io chiedo appuntamento al sindaco per risolvere il problema. Sì, ovviamente il CUC di oggi è qualcosa di molto diverso, negli anni è diventato qualcosa di molto diverso di quello che era alle origini e le nostre decisioni andranno anche nella direzione di riportare un po' di giovani all'interno del club universitario cavese e quindi con il protagonismo del Forum dei Giovani. Del resto Club Universitario Cavese richiama anche nel nome una funzione. Cosa prevede per il futuro? Io niente, perché io qua dentro non ci metterò più piede per nessuna ragione al mondo, perché ci ho sofferto troppo, ci ho vissuto troppo. Io ritengo che mi ha chiamato il dottor Armando Lamberti proprio un paio d'ore fa dicendomi che si sarebbe discusso anche di questo futuro qua. Da questo punto di vista mi pare che sia giusto anche prestare la massima attenzione anche al club universitario cavese, cercando di una volta valutati tutti diciamo i presupposti, cercando d'intesa anche con i soggetti interessati di risolvere il contenzioso che è attualmente in atto, di concedere anche una proroga agli attuali gestori in maniera tale che poi si possa immaginare diciamo nei tempi dovuti anche una transizione, un passaggio non diciamo così traumatico anche per la stessa città. Ho fatto una richiesta al sindaco volendo l'elenco di tutti gli spazi vuoti e di tutti gli elenchi delle associazioni che usufruiscono di questi spazi, sono anche loro debitori. Perché proprio noi? Perché fa gola.